Speriamo che adesso sia tutto regolare, lo starter è pronto per lo sparo. Guardare un po' più sulla destra che sulla sinistra, anche se la nave azzurra è partita benissimo, però c'è il cardinale CRDD e l'Erici che sono partiti sicuramente bene, non male il Pezzano, anche il Tellaro, la partenza è sicuramente valida per molti equipaggi, per cui si preannuncia una gara incerta fino alla fine. Un pochino più azzardato ci sembra finora il Santeretto e Forza Macro, ma poi le altre sono tutte sulla stessa linea. Un leggero vantaggio, forse visivamente almeno, ci pare quello del CRD in questo momento, anche se sull'estrema sinistra la vela azzurra non scherza. Bella gara quest'anno perché ci sono 8 imbarcazioni e sicuramente il palio femminile aumentando le contendenti diventa sempre più interessante. Siamo ormai a metà dei primi 500 metri e il CRD mi sembra che stia macinando bene, continua a mantenersi sicuramente alle sue spalle, molto vicino al Calimare, ma anche il Lerici, poi il Pezzano, il Ferraro, la Venera Azzurra, un pochino più attardato, dicevo, Forza Mastro e San Terenzo. Siamo circa 100 metri dal giro di boa, che ci dirà chiaramente quali sono le posizioni dei vertici della gara. Siamo prossimi al giro di boa, che è assai importante e per stabilire un certo ordine, ma soprattutto per la previsione della vittoria finale, perché sarà determinante una buona discesa verso l'arrivo. La vittoria che dovrà vedere sicuramente CRD e Occa di Mare, una delle due taglierà per primo traguardo e sarà un traguardo veramente da photo finish. Io parlerò fino a pochi metri dall'arrivo, poi chiaramente attenderò il verdetto ufficiale della giuria. Comunque che la gara sia interessante e spettacolare, almeno per le prime piazze lo sta dimostrando, perché c'è un grosso equilibrio, adesso si può anche vedere così un po' a occhio nudo, forse la prua bianca trae un attimo in inganno e sembra sopravanzare adesso di poco il CRD, però è solo una questione ottica, soltanto bisognerebbe essere lì a pochi metri per stabilire chi è in testa. Mantiene, mi sembra, la terza posizione.
quanto il photo finish potrebbe decidere questa gara. Attenzione al rush finale, è un rush finale per le donne rosso-blu e per le donne bianco-nere. E ci sembra che il Canimare già abbia sfruttato 50 al Cierri-Didì. Grande attacco del Cierri-Didì ai 50 metri. E il Cierri-Didì si sembra adesso più avanti. È una questione di centimetri. Lascio a voi ammirare questo spettacolare arrivo. E la giuria all'ordine di arrivo ce lo deve dare quanto prima. Grandiose, grandiose, prime, seconde, grandiose. Tutte e due. Oh, terzo arriva il Lerici e quarto il Forza Mantra che se la sta giocando col Pedrano. Terzo è Lerici che applaude. Ecco che la vera azzurra taglia il traguardo.